Benvenuti a questo nuovo video, quindi fino all'ultima goccia, prodotti terminati del periodo, estraggo random dal sacchettone. Partiamo dal primo prodotto. Questo è un prodotto cotoneve. Cos'erano? Erano delle salviettine. Ho ottenuto una bustina che ovviamente è vuota, vedete, per farvi vedere come si presentavano. Erano delle bustine, quindi monodose di salviette struccate, salviettine struccante. Erano molto pratiche perché ne prendevo alcune, me le mettevo magari in borsa che mi potevano tornare utili così proprio sciolte e valide. Non sono facili da trovare perché io non è che le trovo, poi non le ho più viste insomma in giro. Erano 10 salviettine struccanti e quindi mi sono piaciute. Dentifricio, questo menta dent buono, però ora sto provando quelli di Elmex e devo dire che sono un po' più, diciamo, validi sicuramente. Questo è un balsamo che mi è piaciuto tantissimo, infatti l'ho ricomprato un altro. Questo è il balsamo ultra dolce di Garnier all'olio di argan e di camelia, districa, nutre e fa brillare per i capelli secchi e spenti. Buonissimo. Io di questa linea ultra dolce Garnier utilizzo i balsami. Gli shampoo, sinceramente, non credo di averli praticamente mai provati. Questo è davvero validissimo, ne ho comprato già un altro. Poi, struccante bifasico fior di magnolia, questo è famosissimo, questo è il mio struccante preferito, poi ogni tanto magari cambio perché ne ho altri da utilizzare, però devo dire che su questo proprio non c'è nulla da dire di negativo, è uno struccante bifasico, quindi oleoso, sì lo è un pochino, però per me non c'è problema, è efficace con il trucco waterproof, mi piace moltissimo e ovviamente costa pochissimo perché è low cost, lo trovate da Eurospin. Poi, questa era una maschera viso all'aloe vera idratante tonificante che avevo da diverso tempo di Bottega Verde e appunto l'ho terminata. Non so se ci sia ancora, può darsi che ci sia, magari è cambiato semplicemente il packaging, ma no, nulla di che, sinceramente. Casca tutto. Poi ho terminato queste Fria, sono delle salviettine detergenti delicate che utilizzo mille usi, no? Diciamo, forse si chiamano proprio così, mille usi, non lo so. Comunque, con olio di mandorle dolci, latte integrale di riso, avena e calendula da agricoltura biologica, senza parabeni, PEG free. Comunque io le ho principalmente utilizzate, quindi per pulirmi le mani dagli swatches, ecco, cose del genere. E insomma ce n'erano ben 72, mi sono durate parecchio. Ho terminato questo tonico, questo l'avevo preso in Sardegna, un tonico, dove l'avevo preso? In Despar, dal Despar, insomma questa catena di supermercati, un tonico rinfrescante per tutti i tipi di pelle con acqua distillata alle rose. Ma non era male, però ovviamente non penso di ritrovarlo perché non sono mai stata in questo tipo di supermercato, questa catena, quindi probabilmente non lo proverò più. Garnier, queste sono le salviettine, non mi sono piaciute molto. Sono queste di Fresh Essential, 25 salviettine struccanti. Le avevo prese forse perché erano in offerta, ma no, non mi sono particolarmente piaciute. Queste le utilizzo soprattutto quando viaggio, quando sono fuori casa, insomma, le tengo sempre in borsa, possono insomma tornare utili. Queste mi sono piaciute tantissimo, ogni tanto le compro quando ho occasione di andare da Marianò. Sono le salviettine, devo dire che sono delle salviettine, oltre che ben imbevute, anche belle spesse, hanno una, insomma, mi piacciono, 25, sono 3 in 1 all'aloe vera. E sono valide, devo dire che sono tra le più valide. Poi vedete, ne ho parecchie perché lo utilizzo a fine struccaggio per eliminare, ad esempio, non so, metto il latte detergente e poi lo passo per eliminare. Isere, queste sono buonissime e costano poco, quindi alla Lidl sicuramente le ricomprerò insieme ai dischetti che sono favolosi. E quindi niente, sono valide. Ora io le ripeto, non è che le uso solo esclusivamente per struccare, queste le utilizzo a fine struccaggio, quindi però sono valide per vari, diciamo, sono ben imbevute, non mi causano problemi, bruciori, allergie, ecco, intendo quello, intendo dire quello. Poi,
Cotoneve, questi sono i maxi dischetti 50 e buonissimi, sono tra i miei favoriti. Questi sono stati dei campioni buonissimi, erano di Aloe Dermal, mi erano stati inviati, ne ho tra l'altro anche degli altri. Crema viso idratante nutriente, buonissima, e la crema detergente mi è piaciuta davvero tanto che probabilmente la compro proprio. Buoni questi prodotti, mi sono piaciuti, efficaci, ora non so come sia l'inci, comunque contengono aloe vera, vitamina E, olio di borragine, olio di mandorle dolci. Fatemi sapere se li avete provati, sono curiosa di sapere un po' la vostra opinione. E poi questo è tanto che lo avevo, è di Avon, era un contorno occhi eye lift, era diviso in due, infatti l'atterrò la scatolina perché insomma può essere utile per la palpebra e per il contorno occhi, quindi c'era il gel e la crema contorno occhi, non era male, quindi probabilmente non la ricompro, però appunto questa la tengo sicuramente perché mi può tornare utile, chissà. Questa è buonissima, è una maschera scrub di Bottega Verde. Questa è con olio di rosa moschetta e cinorrodi, no cos'è? E cinorrodi forse, ok? Ed è una maschera scrub che io faccio almeno una volta a settimana circa, appunto l'ho finita ma ne ho altre di scorta. Forse ha cambiato il packaging, comunque io ne ho alcune sigillate. Buona, buona, buona. E poi ho finito questo di Bichic, che è latte detergente. Sto finendo su in campagna la crema, sempre nello stesso tubo. Good night, appunto, latte detergente della buonanotte, l'estratto di camomilla, mi piace tanto. Poi ho terminato questo. È un sapone per le mani liquido di una linea edizione limitata, appunto natalizia. Io ogni tanto le compro queste edizioni limitate di Yves Rocher e poi quando insomma mi serve un sapone mani le vado a prendere, così compro magari anche il bagno doccia, ecco, di queste edizioni limitate. Ho terminato questa crema di Gerards, buonissima. Questa è la atipica ed è SOS Relief 24 ore, un trattamento rigenerante intensivo per le zone secche e reattive, quindi per le pelli secche, le pelli delicate, le pelli comunque problematiche, una crema buonissima. E poi questi sono i miei amori, no, del momento, tra i tanti, le Petit Marsillier sono ormai famosissimi, profumi di Provenza, questo era latte di mandorla dolce, idrata e nutre, doccia crema. Buono buono, e ne ho comprati diversi, pesca, vaniglia, ne ho diversi. Un prodotto di make up, questo di Yves Rocher, questo era stilo waterproof eye pencil ed era quello verde e mi è rimasto proprio vedete, poi basta, non c'è altro, io giro giro giro, non c'è altro, e sono ottime queste matite. Certo, assomigliano a quelle di Essence che costano molto meno, perché queste in offerta le trovate più o meno a 7,95, comunque costano più o meno sui 9 euro, forse prezzo pieno 9,90, quelle di Essence molto meno, quindi sinceramente è meglio buttarsi su quelle di Essence che sono valide uguali. Ora qui si è sporcata, non so se vedete di verde, comunque infatti anche un po' io mi sono sporcata. Dei coloniali, questa di Atkinson, appunto questa doccia olio emolliente. Buona, molto buona, meno valida però di quella di Rituals, insomma che più o meno insomma si assomigliano, però è più valida diciamo quell'altra, quella appunto di Rituals. Ho terminato questo latte detergente con olio di argan e vitamina E, mi sa che si è tolto qua il nome, comunque l'aveva inviato una mia amica da provare, si trova forse in qualche supermercato questa linea. Terminato questo, il dentifricio solito mio, questo aiuto della Equilibra all'aloe, il mio preferito. Ho terminato dei dischetti della Sofficidea, non so dove l'avevo trovati, forse in qualche supermercato. 70 dischetti levatrucco, erano molto molto buoni. Poi ho terminato una crema corpo di Bottega Verde.
Io di queste sapete che ne ho, forse non so se ne ho ancora alcune di scorta, comunque ne avevo comprate un po', come mi erano piaciute. Ho anche il burro nel barattolo, latte super idratante con jojoba e profumo di oli essenziali. Devo dire che a me è piaciuta, non so se esiste più questa linea, probabilmente no. Infatti sono appunto un po' vecchi, cioè ce li ho già da un po', ne ho alcuni appunto forse ancora proprio nuovi. E quando avevo fatto scorta, poi ho terminato questo deodorante, l'avevo trovata in una box di beauty, 15 ml, ma niente di che, niente di che. Ho terminato questo correttore di Maybelline fatto in questo modo, non ce n'è più ovviamente. Ed era fatto così in stick, non in stick, a penna, ecco. E questo me l'aveva mandato la mia amica Erika, se non erro, le fatine del trucco. Ciao tesoro! E poi ho terminato questo che mi è piaciuto tantissimo. Ora sono un po' combattuta tra quello fior di magnolia e questo. Non, il prezzo, vabbè, anche questo è abbastanza economico, forse non quanto quello. Mi è piaciuto davvero tanto, è meno oleoso rispetto al fior di magnolia, anche se a me non dà particolarmente fastidio. È la linea Hydra Sensitive struccante bifase occhi e labbra della Clinians e ha un prezzo comunque valido sui 3-4 euro forse più o meno. Buono, mi è piaciuto tanto. Così come queste della Gardenia, che quando vado appunto le prendo, sono 80 pezzi, sono quad no, rettangolari, levatrucco co di cotone. E ho quasi finito, poi ho terminato, ecco, la confezione non c'entra, è che vi avevano mandato quelli di Planters un po' di campioncini. Questa è la maschera in pacco dolce con filtro solare all'aloe vera e quindi ho preso una scatola che avevo, questa era di Bottega Verde, e ho messo qua appunto la maschera, ottima, ottima, veramente ottima, e quindi insomma provo un po' di prodotti magari con i campioncini e poi ci penso se acquistarli in full size. Ho terminato quest'acqua, questo tonico alle rose, acqua alle rose. Buono, questa è di Rudy, si chiama Rudy la marca. È buona, mi piace, mi è piaciuta. È già la seconda, terza volta che lo compro. E poi basta, ho finito. Sì! Ho terminato, quindi sacco vuoto, voilà. E questi erano quindi tutti i prodotti terminati del periodo. Fatemi sapere quali avete terminato voi e quali di questi avete provato. Se avete qualche consiglio, qualche suggerimento, lasciatemi un commento. Ciao!